Ciao a tutte, bentornate sul mio canale. Allora, oggi, come avrete letto dal titolo, vi voguio parlare un po', della Maison Guerlain e in particolar modo di due fondotinta iconici della Maison che fanno parte della stessa famiglia, che è la famiglia Ligier et Depôt. Uno sono il classico ed iconico, appunto, Ligier et Depôt, e l'altro è il nuovo arrivato in famiglia che si chiama Ligier et Depôt Aqua Nude. Ma partiamo dal nuovo arrivato, Ligier et Depôt Aqua Nude. Innanzitutto si presenta in questo flacone da 30 ml, è fatto in questo modo, è in plastica, quindi comodamente trasportabile. E abbiamo un beccuccio erogatore che ci permette di far fuori uscire la giusta quantità di prodotto senza che ne esca appunto troppo. La formulazione è molto liquida e fa parte un po'. E rappresenta, secondo me, in modo ottimale la linea Ligier et Depôt, che è un po' la linea della sublimazione dell'effetto nude, no? Questo make-up non pesante che valorizza ma non copre, no? Con delle caratteristiche comunque sicuramente diverse dal suo predecessore Ligier et Depôt classico. Dunque, il suo claim è di essere un fondotinta long lasting, inoltre ha un SPF 20. Si può dire che liscia, rimpolpa e idrata. Perché? Perché è un fondotinta base d'acqua, per questo si chiama Ligier et Depôt Acqua. Ha una tecnologia che si chiama Aqua Plump che agisce sui canali idrici presenti nelle cellule e fa sì che si distribuisca in modo omogeneo l'acqua lungo tutta la superficie dell'epidermide. È un po' un ibrido tra make-up e trattamento, proprio per questa sua caratteristica. Quindi abbiamo questo effetto ovviamente estremamente idratante, dato appunto dalla sua tecnologia, questo pigmento molto stabile nel tempo e quindi anche la lunga tenuta, ma estremamente, un indosso estremamente leggero. Quindi diciamo che proprio il suo essere a base d'acqua unisce due caratteristiche che non sono spesso unite nei fondotinta, l'aspetto long lasting con l'aspetto idratazione. Adesso vi parlo anche del suo fratellino, dopodiché vi lascio alle clip con le applicazioni in modo che insomma vediamo anche com'è la loro stesura. Veniamo al più famoso e al primo Ligier et Depôt, che è appunto Ligier et Depôt. Si viene definito un Natural Perfection Foundation Skin Fusion Texture Long Lasting SPF 20. Questo si presenta e viene venduto una confezione di vetro, bellissima tra l'altro, col logo della Maison sul tappo. Abbiamo un erogatore a pump e sono sempre i 30 ml di prodotto. Allora, caratteristiche di questo fondo rispetto al precedente. Siamo sempre in questa tecnologia di fondotinta effetto nudo perfetto, no? Ma ha una tecnologia molto particolare che tesse fibre naturali di seta e di lino e le intreccia a fibre stretch leviganti per formare un velo invisibile sulla pelle che segue la nostra mimica e rimane inalterato nelle ore con un comfort d'indosso importante. Quindi abbiamo un prodotto che sì, ci permette di essere un fondotinta a lunga tenuta e su di me, ad esempio, è ancora più long lasting Aqua Nude, ma con una coprenza estremamente modulabile, potrei definirla modulabile all'infinito. Si riesce a ottenere una coprenza leggerissima e sublimante con un velo leggero di prodotto e poi si può costruire la coprenza aggiungendo strati, ma senza aver mai la percezione di materia. È un fondotinta che rimane quasi invisibile. So che è amato da moltissime di voi, me lo indicate da tantissimo tempo e finalmente ve ne posso parlare. E credo che sia un prodotto che può rispondere a tantissime esigenze, alla donna un po' più matura, un po' piaget, che vuole un prodotto che non vada nelle rughe, che non enfatizzi le linee d'espressione e che non faccia spessore sulla pelle, così come alla ragazza giovane, che vuole un fondotinta che dia estrema luminosità, perché Ligier et Depôt dà una bellissima luminosità alla pelle, ma che comunque performi anche durante le giornate, no? Dove siamo fuori tante ore. Ho deciso poi di acquistare il pennello, le Pinceau Fondant della linea, uscito con la linea Ligier et Depôt, perché? Perché, rubato un po' dai segreti del backstage di noi truccatori, il pennello da cipria viene spesso usato per stendere il fondotinta quando si vuole un effetto airbrush, no? Ecco, si è un po', scusate se è sporco, ma l'ho utilizzato nelle clip che vedrete dopo. È stata proprio utilizzata la tecnologia dei pennelli da cipria per avere questa stesura airbrush ed è un pennello bellissimo, sono molto felice di averlo preso e trovo veramente che renda al massimo la texture di entrambe queste due referenze.
Quindi io vi lascio alle clip di applicazione di entrambi, dopodiché quando applicherò Eligio Depo Acqua concluderemo anche con il trucco semplice e veloce che vedete indosso adesso. Spero di essere stata utile e vi lascio alle clip. Lingerie Depo Classico 02 Neutral. Lo vado a stendere col pennello Lingerie. Lingerie Depo Acqua Nude 02N. Shakerò bene. Vado ad applicare il correttore Precious Light 02, che è quello un pochettino più pescato, e lo metto nella C dell'occhiaia. E setto tutto con la cipria Le Violette, polvere compatta nel colore 2 Clair. Tra l'altro la fragranza di violetta è pressoché incredibile. Con il terracotta Sun Trio nell'armonia di colori light vado a scolpire un po' l'incarnato. Utilizzerò sia il colore un po' più freddo e un po' più scuro, ammorbidirò le linee con questo e poi andrò a creare i punti luce. Quindi pennello angolato e andiamo a dare profondità. Applico poi il blush nel colore 01 Morning Rose, che è un bellissimo rosa fresco. È un blush molto molto stratificabile. C'è anche in gamma, trovate poi un bellissimo color lampone, molto bello. Questo dà questo aspetto subito molto fresco al viso. Ed è molto sfumabile, non potete fare macchia neanche se vi impegnate. Nel frattempo faccio le sopracciglia off camera e torno subito da voi. Non voglio fermarmi alla base, ma insomma farvi vedere qualche altro prodottino che ho. Quindi con l'ombretto mono nel colore Taupe Secret 01, che è veramente un colore bellissimo. È un color grigio con questa perla rosata, bellissimo. Lo vado ad applicare su tutta la palpebra utilizzando il suo applicatore. E creo un po' di ombreggiatura nella piega con il colore che abbiamo utilizzato per le ombre anche sul viso. E come mascara vado ad applicare il Sild & Fair, ma nel colore Marine, che è il blu. Sulle labbra invece andiamo ad applicare uno dei nuovi bellissimi Kiss Kiss Matte, che sono dei rossetti matte dalla formula però molto morbida e confortevole. Questo l'ho acquistato io ed è il colore M307 Crazy Nude, che è un punto di nude medio contaminato da Del Rosa, che secondo me è bellissimo. E questa è un po', insomma, la conclusione di un look molto semplice, giusto per farvi vedere le referenze di cui sono in possesso. Tornando a noi, spero che si sia capita, insomma, la differenza tra i due Lingerie Depot. Come sapete, è uscito anche il Lingerie Depot Cushion, che vedremo in un altro momento, perché ad ora non posseggo il colore del mio incarnato. Però sono due fondotinta della stessa famiglia, ma estremamente diversi, sia per il loro claim, sia proprio per il tipo di risultato che noi riusciamo ad ottenere. Spero di esservi stata utile e di avervi fatto un po' di chiarezza. Vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video.